In Consiglio Comunale il 4 agosto porteremo degli atti importanti. Il primo è quello relativo al regolamento Tari, dove, tenendo conto di quelle che erano state le indicazioni della delibera ARERA, oltre ad aver mantenuto la tariffa così come era stata già deliberata dal Consiglio Comunale del 2019, quindi non operando degli aumenti, siamo riusciti anche a dare una risposta a tutte quelle utenze non domestiche che sono state chiuse durante il periodo di Covid, stanziando 1 milione di euro per il gettito Tari. Questo è un dato importante perché questo importo, che servirà proprio a venire incontro al contribuente dell'utenza non domestica, verrà poi, riuscirà anche a essere spalmata su quel progetto importante e fondamentale che il Comune di Teramo sta portando avanti, e che è quello delle ecoisole, compostaggi personali e di comunità. L'altro aspetto importante è il bilancio, puntando sulla manutenzione stradale, destinando 1.400.000 euro, perché verrà utilizzato prevalentemente per le periferie. Un'altra somma importante per la manutenzione del verde: abbiamo ripristinato i contributi alla cultura, perché Teramo deve tornare ad essere città della cultura. Abbiamo mantenuto gli stessi importi per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, così come abbiamo mantenuto tutti quelli che erano stati gli impegni precedentemente presi da questa amministrazione nell'ambito del sociale. È chiaro che è un bilancio di previsione, ma che dimostra veramente la capacità di tenuta, nonostante ci siano ancora delle difficoltà, nonostante si debbano ancora ridurre dei costi importanti, delle spese inutili, ma è un bilancio che ha coraggio e che interviene sul territorio con le manutenzioni, interviene per il rilancio e la rivitalizzazione della città sostenendo le iniziative, si prevede uno stanziamento dopo tanti anni per il turismo. È un bilancio che ha la capacità di dare risposte sull'emergenza, ma soprattutto di disegnare ciò che Teramo è e deve tornare ad essere, cioè una città capoluogo di provincia che ha delle potenzialità straordinarie, purtroppo inespresse, e anche sul sostegno agli eventi. Quando parliamo di rivitalizzazione, noi parliamo anche lì di investimento e promozione della nostra città, cosa che in tanti anni non è stata fatta e che con questo bilancio per la prima volta avvieremo, ovviamente anche sulla base dei dati contabili, che, sebbene non siano di un bilancio, diciamo così, in grandissima salute, perché purtroppo l'eredità del passato con l'anticipazione di cassa è nota, però comincia a vedere la luce.